Brutta serata per il Milan contro l'Olympique Marseille. L'avvio era stato fortunoso per i rossoneri. Su un errore di Mozer e Casoni, ai limiti dell'area, Gullit ha avuto l'opportunità per andare in gol bloccando la partita. Lo vedremo adesso, l'errore dei due difensori. Gullit si impossessa della palla e segna. La prontezza di riflessi dell'olandese è notevole, come avete visto, 1-0 per il Milan, ma la squadra di Sacchi non è in gran forma e si vede in occasione del gol del pareggio francese. Dormono Ancelotti, Costa Curta e Galli e Papin, su passaggio di Pelé e Waddle, riesce a segnare il gol dell'1-1. Poi i rossoneri gridano al gol quando il colpo di testa di Rijkaard viene parato così da Olmeta. Per la verità, il portiere francese porta la palla all'indietro, ma non tutta oltre la linea come vuole il regolamento perché sia gol. Nella ripresa va vicinissimo alla vittoria l'Olympique su una distrazione della difesa del Milan. Pelé manda la palla sul palo con Pazzagli già battuto, lo rivediamo. Sacchi fa qualche cambio ed entra Simone, che ha la palla del 2-1 sul passaggio di Rijkaard. Tira debolmente. L'allenatore del Marsiglia, Goethals, è molto orgoglioso della propria squadra, ma sulla partita di ritorno dice che forse sarà un altro Milan, magari un Milan più forte di quello di San Siro, quindi non si sbilancia. Arrigo Sacchi, Milan-Marsiglia in due parole, cosa è successo? È successo che loro sono stati più tonici, più pimpanti, più vivaci, più aggressivi e più veloci di noi, quindi il risultato ci sta anche bene. E a Marsiglia quindi si dovrà vedere il Milan più pimpante, più veloce e più aggressivo? Direi di sì, altrimenti passerà il Marsiglia.